al capitolo 38, pagina 131, titolato Pace, pace, pace e solo pace. Quindi tre volte pace, quel mir, mir, mir e solo pace. Questo capitolo viene proprio al momento giusto, perché stiamo vivendo dei momenti davvero... sono davvero durissimi. Allora, parte Padre Janko. Bisca, non so se ti ricordi, però parlando del terzo giorno delle apparizioni abbiamo detto che poi saremmo ritornati ad approfondire quello che è accaduto alla fine dell'apparizione. Bisca, ma a dire il vero padre io non me ne ricordo, però se è necessario possiamo farlo. Bisca, ma possibile che non ti ricordi quell'esperienza vissuta da Maria? Qui il padre si riferisce a Maria. Ah, sì, sì, dice Bisca, ma ti ho già detto la parte più importante, quando la Madonna ci ha salutati. E poi, quando è arrivata a Lokvetina. Ma quale Lokvetina? È la valle ai piedi della nostra montagna, padre. Quando lei è arrivata a quel punto, quando Maria è arrivata a quel punto, dice che è successo come se qualcosa la trascinasse, come se qualcosa la tirasse tutta da una parte. E quindi le è apparsa la Madonna, ed è apparsa lei sola, padre. Maria dopo ci ha raccontato che la Madonna era molto, molto triste. Teneva in una mano una croce grande e ripeteva piangendo: pace, 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 solo pace. E Maria si è molto spaventata. Ho capito, Bisca. E poi? E poi siamo arrivate noi. Abbiamo visto Maria e l'abbiamo raggiunta perché pensavamo si sentisse male. Ma lei in quel momento non era in grado di raccontare niente e quindi non capivamo che cosa fosse accaduto. Va bene, Bisca, vai avanti. L'abbiamo presa per mano e ci siamo incamminati verso casa. Ma Maria era in grado di camminare? Sì, sì, era in grado di camminare, però a stento, molto lentamente. Si è ripresa un po' e siamo arrivati a casa con lei. Poi ci ha raccontato che cosa le era successo. Va bene, Bisca, senti, fin qui hai narrato bene, però non mi hai detto la cosa più importante. E che cosa? Io non mi ricordo. Padre, chi può ricordare tutto? Beh, sì, è vero, Bisca, ti credo. Però nessuno all'infuori di Maria disse che quella fu una delle apparizioni più importanti della Madonna. Padre, non comprendo ancora a cosa stai pensando. Bisca, ti capisco, ma ricordatelo, non dimenticarlo mai. In quell'occasione la Madonna ha dato il messaggio più importante per l'uomo di oggi. Padre, ancora non ti capisco. Come fai a non ricordarti, Bisca? La Madonna in quell'occasione muoveva una croce abbastanza grande, scura, e non nera, come poi si è detto, scura. E ripeteva quello che tu mi hai già riferito. Pace, 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 solo pace. E poi, dopo, piangendo, la Madonna ha ripetuto per ben due volte: la pace deve regnare tra Dio e l'uomo e tra gli uomini. La pace deve regnare tra Dio e l'uomo e tra gli uomini. Ecco, Bisca, questo è in realtà tutto ciò che la Madonna voleva dirci venendo tra noi. Il resto, come la preghiera, il digiuno, la penitenza, sono solo i mezzi per raggiungere quella pace. Ah sì, padre, ora mi ricordo anch'io. Sai, padre, tu hai studiato tanto, sei intelligente, sai arrivare alle conclusioni. Io non lo so fare questo. Ma Bisca, non ci sono arrivato da me solo a queste conclusioni.
per due volte tutto questo me lo ha raccontato Maria. Anche un sacerdote molto prudente me lo ha confermato. Perciò io ritengo che quello sia stato uno dei momenti più importanti dell'apparizione della Madonna. La Madonna infatti sta in mezzo a noi per riconciliare l'uomo con Dio. Padre, quello lo so anch'io, però mi sorprende che Maria non ne abbia parlato con più insistenza. Ma Bisca, tu conosci bene Maria, forse lei stessa non ha capito la profondità di queste parole. Lei le ha riferite a chi di dovere. Sono state ripetute tantissime volte dall'altare, come parole della Madonna. Non bisogna sempre mettere in evidenza a chi furono dette. Bisca, per me questo messaggio è davvero particolarmente caro e prezioso. D'accordo, padre, adesso lo è anche per me. Adesso c'è una parte molto bella dedicata proprio ai sette Pater Ave Gloria, i sette Padre Nostro, che è un po' la devozione che noi abbiamo lanciato, no? Quotidianamente, la recita dei sette Pater Ave Gloria, noi diciamo sempre secondo le intenzioni della Regina della Pace. Perché? E quindi, una volta lanciata questa devozione anche all'Italia e non solo, abbiamo chiesto poi su vostra richiesta abbiamo lanciato l'iniziativa alle volontarie ascoltatrici di creare con le loro mani sia le coroncine da collo che da polso dei sette Pater Ave Gloria, quelli che vi ho mostrato poco fa. Allora sentiamo il motivo, come nasce questa devozione. Allora, parte Padre Ianco. Bisca, tutte le volte che si parla dei fatti di Medjugorje ci si chiede, questi ragazzi, i veggenti di Medjugorje, che cosa hanno fatto insieme alla Madonna? Che cosa hanno fatto insieme alla Madonna? Oppure ci si chiede, che cosa stanno facendo adesso i veggenti di Medjugorje? Generalmente si risponde che i ragazzi pregano, cantano, che domandano qualche cosa alla Madonna, forse anche troppe cose. E alla domanda che preghiere recitate con la Madonna o recitate all'inizio dell'apparizione, di solito rispondete che avete recitato sette Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre, e poi più tardi anche il Credo. Bisca, va bene padre, però cosa c'è di strano in questo? Beh, Bisca, ci sono almeno, secondo alcuni, delle cose poco chiare e vorrei proprio che adesso tu qui chiarissi, per quanto è possibile, quello che non è chiaro. Quindi, come prima cosa, Bisca, vorrei chiederti quando avete incominciato a recitare davanti alla Madonna e insieme alla Madonna i sette Padre Nostro. Bisca, padre, me lo hai chiesto anche in passato. In sostanza ti rispondo così: nessuno saprà mai con esattezza quando abbiamo incominciato. Guarda, Bisca, qualcuno ha affermato da qualche parte, lo ha anche scritto, che voi li avete recitati, anzi
che la Madonna stessa ve li ha raccomandati subito il primo giorno che vi ha parlato, cioè il 25 giugno. Guarda, padre, di sicuro non allora. Quello è stato il primo vero nostro incontro con la Madonna e noi, per l'emozione e la paura, non sapevamo neppure dove avevamo la testa. Altro che pensare ai sette Padre Ave Gloria. Non sapevamo dove avevamo la testa, padre. Ho capito, Visca, ma comunque avete detto qualche preghiera. E certo che abbiamo pregato. Recitavamo il Padre Nostro, l'Ave Maria e Gloria al Padre. Ma noi altre preghiere neppure le sapevamo. Ma quante volte abbiamo ripetuto queste preghiere, Padre Nostro, Ave Maria, Gloria, nessuno lo sa. Nessuno lo saprà mai, tranne la Madonna. Va bene, Visca, senti, spesso si è cercato di indovinare chi vi ha detto per primo di pregare così, in quel modo. In genere si dice che è stata la nonna di Miriana, che è stata lei, la nonna, a suggerirvi di pregare così. Ma può darsi, però non è del tutto sicuro. Noi abbiamo domandato alle nostre donne come potevamo pregare quando veniva la Madonna. E le nostre donne ci hanno risposto tutte che sarebbe stato bene recitare sette Padre Nostro. Ecco, qui si apre una parentesi, perché si fa presente che proprio in quella zona di Međugorje, quando si parla dei sette o dei cinque Padre Nostro, si intende di solito indicare sette o cinque Pater, Ave, Gloria. Quindi quando loro dicono adesso recitiamo i sette Padre Nostri, i sette Pater Noster, intendono sette Pater, Ave, Gloria. Prosegue Visca. Qualcuna donna suggeriva il Rosario della Madonna, il Rosario. Però in mezzo alla confusione che c'era al podbordo non ci saremmo mai riusciti. Generalmente succedeva così: noi cominciavamo a pregare, poi la Madonna veniva e allora passavamo al dialogo, alle domande. So con certezza che alcune volte abbiamo recitato tutti i sette Padre Nostro prima che la Madonna arrivasse. Quindi abbiamo continuato a pregare fino a che la Madonna non appariva. E non era tanto facile. Sai, padre, la Madonna ci ha messo anche alla prova. Ci è voluto parecchio tempo prima che tutto si sistemasse. Senti, Visca, però quasi sempre si sente ripetere che proprio la Madonna vi abbia raccomandato di recitare i sette Padre Nostro. Sì, sì, è certo che ce lo ha detto, però dopo, più tardi. Non ricordo con esattezza, forse dopo 5-6 giorni, ma può darsi anche di più, sai? Non saprei, ma è proprio così importante? Visca, li ha raccomandati solo a voi, veggenti, oppure a tutti? No, no, anche al popolo li ha raccomandati, anzi, la Madonna li ha raccomandati più al popolo che a noi. Va bene, e la Madonna ha detto perché e per quale intenzione recitare il sette Padre Nostro? Sì, sì, padre, soprattutto per i malati e per la pace nel mondo. Però non è che la Madonna precisasse con esattezza le singole intenzioni. Noi abbiamo cominciato a recitare regolarmente i sette Padre Nostro quando siamo andati in chiesa. Non ricordo con esattezza quando abbiamo cominciato ad andare in chiesa. Mi sembra dopo una decina di giorni dalla prima apparizione. Ci siamo incontrati con la Madonna sul podbordo, poi siamo scesi, siamo andati in chiesa e abbiamo recitato i sette Padre Nostro. Allora mi fermo qui, siamo a metà capitolo di questa richiesta dei sette Pater Ave Gloria da parte della Regina della Pace. Proseguiremo l'approfondimento domani pomeriggio, tratto da Mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Međugorje raccontate da Visca. Io vorrei aprire un attimo i telefoni per sentire qualche vostra testimonianza, ricordo o
se praticate la devozione dei sette Patrave Gloria, se i primi anni ricordate, no? Quando in chiesa si raccoglievano proprio mentre i ragazzi avevano le apparizioni e si partiva proprio con i sette Patrave Gloria. Allora, apriamo i telefoni, ho 5 minuti di tempo per questo, poi abbiamo l'animazione missionaria. 031 610 610, ma vi leggo anche su WhatsApp. Da adesso.